Buongiorno e ben ritrovati per l'aggiornamento sulle condizioni della neve e del pericolo valanghe per il weekend del 16-17 gennaio. A partire dallo scorso fine settimana, l'arco alpino piemontese è stato interessato da tempo perturbato. Le precipitazioni nevose hanno interessato soprattutto le zone di confine settentrionali ed occidentali. Dalle Alpi Cozze Sud alle Alpi Lepontine, venti forti o localmente molto forti da ovest, con raffiche burrascose sui settori occidentali, hanno accompagnato le nevicate e sono continuati anche dopo. A causa del trasporto eolico, la distribuzione della neve al suolo si presenta particolarmente eterogenea, con zone erose in prossimità di dorsali e creste e accumuli anche rilevanti nelle depressioni e nei canaloni. I lastroni soffici risultano divertenti da sciare, ma sono insidiosi perché legano poco con gli strati basali, caratterizzati da croste a fusione rigelo sui versanti soleggiati e cristalli sfaccettati nelle zone in ombra. Dove gli accumuli eolici presentano spessori ridotti, è possibile sollecitare il manto nevoso in profondità e determinare la propagazione della frattura già con debole sovraccarico. Per la giornata di sabato il pericolo valanghe sarà tremarcato sulle zone di confine da Alpi Lepontine e Alpi Graie, dove sono ancora possibili valanghe lastroni, anche di medie dimensioni, spontanee o provocate al passaggio del singolo sciatore. Sui restanti settori di confine è possibile provocare il distacco di piccoli lastroni localmente con debole sovraccarico. Sulla fascia prealpina, dove l'innevamento si presenta scarso e irregolare, l'attività valanghiva è fortemente ridotta. Per la giornata di domenica, il perdurare del vento associato a deboli nevicate sulle creste di confine favorirà la formazione di lastroni duri, pertanto è prevista una graduale riduzione del pericolo valanghe sui settori nord-occidentali, a partire dalle Alpi Graie e Alpi Pennine. Vi auguriamo un buon fine settimana, ricordandovi di non sottovalutare le locali condizioni di pericolo.